Buonasera, ringrazio tutti voi che siete presenti. Do un caloroso benvenuto all'assessore Corigliano, che rappresenta la Regione Calabria, rappresenta tutti quanti noi. Gli auguri perché è da poco assessore alla cultura. Noi siamo contenti e ci congratuliamo con il Presidente, con il Governatore Oliverio, che ha scelto bene, vista la sua sensibilità per queste tematiche, vista anche la sua esperienza, perché ha ricoperto questa carica per molto tempo alla provincia di Cosenza, quando era presidente l'attuale governatore. Quindi questo ci fa ben sperare. Sappiamo di trovare in lei competenza, sensibilità e attenzione verso il territorio. Voglio salutare, poi alla fine saluto pure voi professori di Venezia e gli studenti. Voglio ringraziare anche i colleghi sindaci, gli amministratori che sono venuti questa sera, il sindaco di Altiglia, il sindaco a vita ormai di ruolo perché c'è forse da 30 anni, e l'assessore del comune vicino, del comune di Aiello Calabro. Verranno anche altri sindaci, alcuni sono impegnati, però sono anche loro attenti e coinvolti in questo percorso, perché ci rendiamo conto che ormai non è più tempo di un lavoro o di un cammino in solitudine. E soltanto se siamo uniti, questi piccoli centri, se siamo uniti, se riusciamo ad offrire al turista di passaggio molte opportunità e non soltanto l'attenzione esclusiva per un borgo, queste mete saranno più appetibili. Quindi vi ringrazio di essere venuti questa sera, colleghi amministratori. Un saluto particolare al professore Grandinetti. Mi ha subito colpito per il suo atteggiamento, cioè è così, così incisivo, così dinamico. Ci siamo visti da poco ed è stata una casualità averlo conosciuto, perché hanno fatto un convegno a Confrente ed è andato l'assessore Montuoro, perché noi eravamo impegnati. Poi è venuto a Cleto, si è innamorato del nostro comune, ci ha onorato, e quindi veramente siamo riconoscenti, professore, perché ha fatto di questo piccolo borgo medievale oggetto della sua attenzione, del suo impegno, della sua professionalità. Ci offre delle proposte. E abbiamo visto i plastici lì all'ingresso. E io sono rimasto veramente meravigliato e entusiasta nell'averli vista, anche se non ho le competenze necessarie per dare un giudizio tecnico. E saluto anche gli studenti dell'Università di Venezia. Ne avete fatto chilometri per scendere qua giù. Spero che avete trovato accoglienza. E ho apprezzato la vostra presenza già nel passato, il vostro impegno nello studio che avete portato avanti e nelle tesi che avete elaborato, e questo non può che farci piacere, questo incontro nord con il sud più profondo, che poi in fondo il nostro paese Cleto ricco di storia, ma non basta la storia, la leggenda per poter vivere. E mi limito qui perché il professore giustamente e deve dare spazio alle sue esposizioni. Ringrazio il professore, l'ingegnere Gimigliano, sempre presente, nella persona dell'ingegnere. Ringrazio pure e saluto l'ingegnere Iacino, che so che è molto occupato, ma è anche lui interessato allo sviluppo di queste meravigliose iniziative. Non vi rubo altro tempo, saluto la parola al professore. Grazie. Bene, grazie, grazie sindaco per queste parole. Io sono il direttore del corso di studio architettura per il nuovo e l'antico, quindi il corso di studio che si occupa degli aspetti legati alla conservazione. E per me naturalmente è un'occasione importante questa, e credo che sia importante anche aver accompagnato il professor Grandinetti e i professori poi che hanno seguito il lavoro in questa avventura e aver visto anche la mostra, quindi aver iniziato a vedere alcuni aspetti della mostra, ma che ha avuto modo di seguire anche a Venezia. Io credo che sia
È un momento importante questo, credo, non soltanto per Cleto, credo che sia un momento perché diventa importante ripensare alla nostra storia, al nostro passato, ma soprattutto a trasmettere a quelli più giovani che soltanto che guardare il futuro vuol dire prima di tutto volgersi verso il passato, vuol dire ritrovare le tracce che in qualche maniera ci hanno portato fino a qui. È anche un'occasione questa per riflettere sul tema dei borghi antichi. Sempre di più si parlerà e si traccerà aspetti importanti che riguardano proprio il recupero di questi frammenti di storia e di memoria delle nostre città e dei nostri villaggi e dei nostri borghi. Ho trovato nella, diciamo, guardandomi un po' indietro, alcune frasi di un grande intellettuale, italiano che si chiama Pierpaolo Pasolini, del 1973. Qui diceva, parlando della forma della città, siamo nel 1973, ricordiamoci, quindi questa data, quindi molti anni fa, e parlando di Orte e guardando a questo villaggio in provincia di Viterbo, diceva che in fondo questo luogo fatto di anonimato, questo luogo fatto di un passato quasi senza nome, era un'opera d'arte, era un luogo che rappresentava un'opera d'arte. E diceva che nessuno si rende conto che quello che va difeso, diceva, è proprio questo passato anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare. Ecco, questi sono un frammento detto da Pierpaolo Pasolini tantissimi anni fa, che ci fa riflettere, che ci dovrebbe far riflettere su quello che è oggi il nostro ruolo, di noi come architetti, noi come anche insegnanti, che dobbiamo trasmettere sostanzialmente una sensibilità, prima di tutto, verso questi aspetti. Penso che sia che l'insegnamento più alto, e qui devo ringraziare molto il professor Grandinetti, è proprio quello di trasmettere una sensibilità verso le cose più semplici, perché dalle cose più semplici possono nascere le cose più importanti. E credo che questa sia la lezione più importante che i docenti e gli studenti credo siano riusciti a dare attraverso il lavoro che hanno fatto e che hanno portato qui a Cleto come primo momento di una verifica anche da rendere pubblica e quindi da poter essere, diciamo, vista da tutti e su questo anche poterne discutere insieme. Grazie a tutti e grazie per l'invito. Possiamo spegnere le luci così vediamo le immagini un po' meglio, anche questa qua tanto non ci serve. Allora va bene, io ringrazio il sindaco, insomma, e anche Armando Dal Fabbro, che è il nostro comandante, ecco, che è in qualche modo venuto qui da Venezia a portare anche, come dire, un segnale. Il segnale è che l'Università IUA di Venezia è molto interessata a questa ricerca. Se voi andate nell'home page dello IUAV, troverete che nell'home page questo tema, questo mostra seminario a Cleto è individuata come un evento significativo della nostra università. A settembre è possibile che venga anche il nostro rettore, il professor Alberto Ferlenga, perché questo impegno dell'Università IUA di Venezia sui borghi della Calabria sta diventando una ricerca di frontiera. Ricerca di frontiera che è possibile grazie al fatto che abbiamo trovato in questo territorio una straordinaria sensibilità da parte delle amministrazioni comunali. Questi sindaci sono veramente non solo degli eroi, come ha detto il vescovo di Lamezia Terme nell'ultimo convegno, guerrieri biblici. Abbiamo un sogno, ma il sogno non è l'illusione
non è l'illusione di qualcuno che così ha la testa tra le nuvole, no, il sogno è il sogno di un guerriero biblico che combatte come gli eroi, e oggi la battaglia degli eroi non può essere una battaglia solitaria, deve essere una battaglia che vede le forze unite, vede la cooperazione e così via. Quindi se noi siamo qui oggi è perché questi sindaci hanno dimostrato di voler fare, di voler muoversi, hanno trovato nella nostra università un punto di riferimento. E lo dico, nel Veneto, in Friuli, noi abbiamo molte difficoltà a trovare sindaci di altrettanta disponibilità. Non voglio fare esempi, Armando mi può confermare, è così. In Calabria, da parte delle amministrazioni comunali, ieri sono stato ad Altilia, c'è il sindaco, sono stato a Maida, giù. E questo è un segnale straordinario. Perché, come ha detto il Vescovo, e lo cito perché condivido le sue opinioni, i sindaci oggi sono il baluardo della democrazia, perché si assumono in prima la responsabilità. Questo laboratorio è il risultato di, mostra i risultati di un lavoro didattico che abbiamo fatto in 4 mesi, da ottobre a febbraio, e la mostra appunto, rappresenta, espone i risultati didattici del lavoro degli studenti e dei docenti. Nell'ambito di un contratto di ricerca finanziato dal Comune di Cleto e grazie anche al contributo dell'architetto Michele Bernardo, che credo sia presente, non c'è, sta arrivando, che ci ha portato, come dire, ha fatto sì che noi potessimo fare un laboratorio a Venezia su Cleto, che vuol dire avere a disposizione le piante, i disegni. Lui è un altro eroe, possiamo dire, calabrese, perché da solo, volontariamente, a partire dalla sua tesi di laurea, aveva fatto una ricerca sul Cleto e aveva raccolto piante, sezioni, documenti. L'impresa Coconcelli ci ha dato un contributo finanziario, ha dato all'architetto Bernardo, che ha messo a disposizione questi materiali e poi ci ha seguito, abbiamo avuto una testa di ponte. Grazie a questo fatto veramente eccezionale abbiamo potuto fare un laboratorio su Cleto. E il lavoro degli studenti è stato un lavoro sostanzialmente di conoscenza della struttura architettonica del borgo e di individuazione delle modalità operative per la conservazione e riuso. In questa immagine abbiamo trovato questo vaso greco, sì, vaso greco, che mostra Achille che uccide Pentasilea. Volevamo trovare un riferimento, noi speriamo di non essere Achille, perché ormai tanto Pentasilea è morta, ma forse, chissà, Esculapio o qualche divinità nella mitologia è possibile, che fa risorgere Pentasilea, la dea, la regina delle Amazzoni, la cui nutrice poi sembra, secondo la leggenda, ha portato. Andiamo avanti. Ecco, questa è la locandina, la locandina dei tre eventi, cioè questo lavoro si è svolto attraverso una serie di iniziative pubbliche, la prima il 3 novembre a Venezia, in cui era presente il vice sindaco, l'impresa Coconcelli, dove abbiamo presentato e cominciato a discutere. Cioè questo lavoro non è un lavoro accademico, è un lavoro che si è costruito attraverso un dialogo con le amministrazioni comunali e gli operatori. Poi il primo dicembre abbiamo fatto un'iniziativa sul castello di Cleto, sempre a Venezia, con l'architetto Stefania Aiello, che aveva fatto la tesi sul castello, che oggi non può venire, ma che ci ha dato un aiuto notevole. Andiamo avanti. A Cleto il 3 gennaio abbiamo presentato i primi risultati didattici e ne abbiamo discussi con la comunità locale, e oggi questa iniziativa conclude questa esperienza, direi breve ma molto intensa. Dove che siete voi? Ah, avanti. Ecco, brevemente cos'è il laboratorio. Il laboratorio è un momento di lavoro collettivo dove studenti e docenti lavorano insieme, siamo 4 docenti, oggi sono presenti 3, oltre al sottoscritto la professoressa Anna Saetta, che è professore di strutture, e il professor Paolo Faccio, che è professore di restauro, e quindi sostanzialmente gli studenti hanno l'opportunità
di predisporre un progetto lavorando tutto il giorno, ogni venerdì, insieme ai docenti, quindi non è la lezione che scattedra, ma è un laboratorio dove i docenti mostrano facendo con gli studenti. E questa è un'esperienza, direi, caratteristica della scuola di Venezia, così come caratteristica è l'interdisciplinarietà. Far convergere punti di vista disciplinari e quindi competenze diverse, le strutture, il restauro, la composizione architettonica, l'estimo, intorno al progetto di architettura, al di là della qualità dei docenti, fa fare un salto di qualità al lavoro stesso, perché un progetto di architettura oggi è un progetto di estrema complessità. Ma non solo, questi contributi fanno sì che il lavoro abbia una sua realizzabilità. Noi siamo muratori, giusto? Magari sappiamo il latino, ma a noi interessa il cantiere, i luoghi. Vedete alcuni disegni, anche esposti in mostra, dove gli studenti arrivano al progetto realizzabile. Il disegno esecutivo, la struttura in acciaio calcolata e dimensionata e così via. Il percorso di formazione del progetto passa attraverso questi quattro momenti. La conoscenza è rivoluzionaria, bisogna conoscere per intervenire. La conoscenza significa il rilievo materico, l'analisi dei degradi e dei dissesti, l'analisi delle condizioni di storicità dei manufatti, cioè la messa a punto di tutti gli elementi necessari per poter intervenire. Senza conoscenza non c'è progettazione seria. La Calabria è piena di esempi di progettazione non seria basata sulla non conoscenza. La conoscenza richiede il suo tempo, ogni cosa richiede il suo tempo. L'interpretazione dell'architettura è proprio, e quindi dell'oggetto di intervento dei gruppi di studenti, allo scopo di evidenziarne i caratteri costitutivi. L'interpretazione è soggettiva, mette in luce le criticità e le potenzialità dell'opera dell'architettura, ne coglie in sostanza i caratteri, quindi l'identità. Questo è lo sforzo del nostro lavoro su cui si costruisce un'idea progettuale, un progetto che è sostanzialmente un progetto di conservazione. Noi lavoriamo all'interno della conservazione. Il borgo di Cleto va recuperato cercando di conservarne il più possibile le caratteristiche di identitarie. Questa conservazione vede un contributo delle diverse discipline, partendo da quella meno importante in un progetto di conservazione, che è la composizione architettonica, quella che insegno io, che interviene nel momento in cui sono necessari degli elementi architettonici nuovi per consentire il riuso di queste architetture. Sono architetture antiche che oggi non si prestano a quelli che sono gli standard prestazionali del vivere. In realtà questi luoghi sono luoghi dove si sta bene, si sta freschi, non c'è bisogno di grandi, non c'è bisogno di isolamenti, però le scale in sicurezza, gli ascensori per i disabili, gli impianti, cioè queste sono condizioni del vivere contemporaneo che richiedono elementi architettonici che sono però elementi che vanno progettati e qui interviene il professore di composizione. Prima del professore di composizione c'è Paolo Faccio, che invito a venire a dire due parole, a dire che cos'è il restauro. Ci sei? O vuoi che ti porti lì? Hai mangiato anche tu, ti sei fatta una pasta anche oggi. È un buon gustaio, tecnologico, è un grandissimo professore. Ecco, si vede, non ho sentito, grazie. Importa. Difendiamo quelli che hanno un po' di forma, no? In questo mondo dove non c'è sostanza ormai. Giusto, vede? Ecco. Io conservo la forma, infatti sono un conservatore. Allora io vi saluto, non rinnovo tutti i ringraziamenti che ci ha ospitato, ma io vorrei ringraziare fondamentalmente una componente di questo lavoro che sono i nostri studenti, senza i quali niente di questo sarebbe stato fatto. Quindi la cosa più importante sono loro. Noi siamo in realtà dovremmo essere dei servitori, dovremmo cercare di dare la nostra piccola grande esperienza per permettere a loro di trovare nel mio campo quello che il professor Dal Fabbro ha detto all'inizio, le tracce.
Ecco, oggi abbiamo visto moltissime tracce. Nel castello di Savuto abbiamo visto come traccia, come un'epigrafe romana, è stato utilizzato come il blocco di pietra per inserire un cardine di una cancellata. Io ho visto ad esempio un'angolata di una casa modesta, tra virgolette, nel senso perché è stata fatta con materiale di reimpiego, dove chi l'ha fatta però ha osservato un carattere ricorrente in queste zone che dei palazzi nobiliari, che è quello di non fare un'angolata a spigolo vivo, ma arrotondato. Quindi vuol dire che noi dobbiamo ricercare queste tracce, ma attenzione, non per conservare nel senso di museificare, imbalsamare, ma per dare la possibilità, come ha detto il professor Grandinetti, che queste tracce abbiano una vita e che consentano alle generazioni future di avere ancora un'identità che si può distinguere, non in senso competitivo, con tutte le identità che ci sono nel mondo. Ecco, chi fa restauro, chi fa conservazione, ha questo come obbligo, cercare di decodificare l'esistente, di garantirne la possibilità di essere tramandato senza essere da una parte sconciato e da una parte, diciamo così, museificato, imbalsamato, che è l'unico modo per dare sicuramente il termine a questi oggetti. Oggi parlavamo di Venezia. Venezia adesso è stata dotata di tornelli perché si deve controllare, in certi momenti dell'anno si dovranno controllare gli afflussi. Ho detto a tavola che questo è proprio sancire quello che tutti sanno. Venezia non è più una città, è diventato un museo a cielo aperto, come dice ad esempio il governatore Zaia, chi sia d'accordo o meno non ha importanza. Però ecco, quello che dobbiamo fare noi è cercare di non museificare in modo statico. La città è dinamismo perché le generazioni si succedono. Dobbiamo trovare questo equilibrio tra progresso, futuro e conservazione della nostra identità. Restauro e conservare questo. Poi i metodi sono tecniche. Ecco, la tecnica a volte non ha sentimento. Noi dobbiamo invece trasmettere con tecniche il sentimento, che è la grande difficoltà di questo mestiere. Non voglio dire altro, vi ringrazio ancora. E spero che apprezziate i lavori dei nostri ragazzi, che è molto molto importante. Grazie. Scendi di qua, Anna. Anna Saetta. Allora, buongiorno a tutti. Mi associo pienamente a quanto ha appena detto Paolo, perché la cosa più importante, più difficile da ottenere, è l'entusiasmo dei ragazzi. Difficile non perché loro non ce l'abbiano, ma perché noi non siamo sempre capaci di tirarla fuori. Devo dire che quest'anno è stato molto bello lavorare con loro, difficile, perché il tema di Cleto è stato molto difficile. Abbiamo, come dire, affrontato e ci siamo scontrati con problemi tecnici. Io insegno tecnica delle costruzioni ad architettura da sempre e ho cambiato molto il mio modo di insegnare dall'inizio ad oggi, perché provenendo da ingegneria all'inizio forse pretendevo di insegnare a degli architetti cose da ingegneri, che non, la cosa non funziona molto, giustamente. E la vera difficoltà è far capire a loro come una materia tecnica, come quella che insegno io, possa per loro essere uno strumento, come la conoscenza, come la conservazione, uno strumento per riuscire a fare un progetto che nei nostri obiettivi è un progetto che possa essere costruito. Quindi non un progetto da copertina, non un progetto da pubblicare, ma un progetto da costruire. E per essere costruito loro devono poter avere lo strumento per governare anche quegli aspetti, che non vuol dire fare calcoli, che sembra uno dice, o far star su. Vuol dire capire come funziona anche dal punto di vista strutturale l'oggetto che stanno esaminando e sul quale vogliono intervenire, sul quale vogliono, come dire, dare la loro idea. Quindi devo dire i miei complimenti anche ai plastici, anche al tetto che vola, che ho visto un tetto lì che vola, che mi è venuto un attimo di panico, poi ci siamo spiegati cos'è. È carino, dai, il tetto che vola. Però davvero bravi, bravi a voi e spero di essere, assieme a loro e al professore di Estimo, che oggi non c'è, di essere riusciti a trasmettervi questo, cioè la voglia nel vostro futuro di riuscire ad avere insieme questi strumenti, tutti insieme, comprese i calcoli che non vi piacciono tanto, ma che magari possono essere utili. Grazie. Anna, vieni qua, mettiti qua.
No, l'ANA Saita alla fine ha detto che questi studenti finiscono facendo una relazione di calcolo strutturale. Ah beh, però va detto, perché significa che questi progetti sono stati verificati strutturalmente, anche dal punto di vista antisismico, e quindi l'intervento di consolidamento, che è il modo con cui si intende proprio il fatto che la struttura muraria, che viene usata al massimo in questi progetti, ecco, perché il problema poi è questo, usare al massimo la struttura muraria, poi sulle destre direi qualcosa, sull'antisismicità delle destre, ecco, e anche della Chiesa, a quel punto sfruttando al massimo la resistenza delle strutture murarie esistenti, il progetto di consolidamento è quello che poi consente alla struttura di muraria di poter anche rispondere a quelle che sono le regole oggi. Ecco, sono strutture che hanno una loro storia e quindi anche legate all'arte del costruire. Il restauro, vedrete nelle tavole, lo vedrete, potete vederlo anche nella mostra, significa entrare nel merito delle tecniche specifiche di pulitura, protezione e così via, integrazione di tutti gli elementi murari, costruttivi e così via. Così come le parti nuove sono state progettate, appunto, e le vedete. Avremmo potuto fare disegni esecutivi ulteriori, però qui vogliamo dare degli esempi per far capire come si può intervenire. E questo per dirvi che questo lavoro può essere criticabile, è aperto a tutte le osservazioni che voi vorrete fare, però è un lavoro che arriva alla costruzione. Allora, adesso possiamo andare avanti perché abbiamo le aree di intervento. Le aree di intervento sono queste 10 aree di intervento individuate all'interno del borgo, quindi non tutto il borgo è stato oggetto di studio, perché sarebbe stato impossibile e anche perché non c'era la disponibilità dei proprietari. Abbiamo affrontato il castello, la chiesa del Santo Rosario, che è un edificio in condizione di rutile particolarmente caro alla comunità locale di Cleto e direi di tutto il comune di Cleto, e poi queste desdre. La parola desdra viene dall'idioma locale, è stata suggerita dall'architetto Bernardo. Su questo tema delle desdre sarà interessante, ci saranno dei laureandi, alcuni di questi studenti proseguiranno il lavoro di tesi e forse dovremo affrontare questo tema della storia dell'architettura rurale e cercare di capire l'origine di questi insediamenti antichi che al momento chiamiamo desdre. Andiamo avanti. Ecco, io adesso rapidamente vi dico alcune cose sui tre ambiti di intervento, castello, chiesa e desdre, mostrando anche rapidamente i lavori degli studenti, però in modo sintetico, e poi per ogni tema, quindi castello, chiesa e desdre, se alcuni studenti vogliono aggiungere, non abbiamo dato parola agli studenti perché altrimenti avremmo fatto notte, perché i temi sono complessi, i progetti sono complessi, poi quando inaugureremo la mostra gli studenti potranno essere loro a spiegare se lo ritengono. Quindi per il castello, qui vedo tre esponenti del castello, mi sembra, tre siete, no? Ecco, il gruppo complessivo eravamo di 8-9, ecco. Non tutti sono potuti venire perché poi gli studenti in questo periodo sono molto impegnati, se volete poi aggiungere qualcosa, oppure anche del dibattito. Il castello di Cleto ha una storia antichissima, probabilmente ha origine micenea, le prime cisterne nella roccia sono state scavate dai greci per raccogliere grano, olio e poi l'acqua piovana. In età bizantina ci sono le tracce delle mura, ci sono state fatte delle esplorazioni archeologiche, però ancora molto c'è da scoprire, ma è stata proprio in età normanna che il sistema fortificato è stato potenziato assumendo la cinta muraria attuale. Gli Angioini hanno realizzato due torri, mentre nel periodo viceregnale si sono inspessite le mura e si costruisce il Rivellino. Nella seconda metà del secolo scorso viene realizzato un insieme di interventi di restauro, cosiddetto restauro, tra i quali
l'inserimento di elementi di nuova realizzazione in acciaio, scale, ponti, passerelle, che purtroppo, oltre a essere fuori norma, risultano, secondo noi, è una nostra valutazione, in contrasto con i caratteri storico-architettonici del sito. E quindi la proposta di progetto, la proposta di progetto, partendo dalla rimozione, potremmo utilizzare il legno e l'acciaio, però la nostra proposta è la rimozione di questi elementi estranei che sono inutilizzabili, prende le mosse della conservazione del castello nella forma del rudere, come sito di eccezionale interesse storico-archeologico, cercando di valorizzarne le peculiarità, come le forme assunte, questa è un'idea di Paolo Faccio, dai modi di raccolta, di conservazione e di smaltimento dell'acqua meteorica. Qui vedete questa tavola che mostra proprio l'acqua, il lavorio dell'acqua, ma anche il fatto che poi l'uomo ha reso artificiali, quindi ha riprofilato la roccia per consentire il suo scorrimento, ma l'acqua è il tema anche della formazione dei silos, delle cisterne e così via. Questo è uno dei temi, non so se Paolo vuoi aggiungere qualcosa, ecco, è uno dei temi su cui è possibile la valorizzazione di questo straordinario rudere. Andiamo avanti. Ecco, questa è la tavola degli interventi. Nella tavola degli interventi sono stati individuati in giallo tutti gli elementi di rimozione, a parte le passerelle, che sono veramente anche queste passerelle che salgono lì lungo il percorso, che oggi è tutto in roccia, sono state fatte in modo del tutto inappropriato, ma e guardate tutti quegli elementi gialli, che sono delle piastre di incomprensibile fattura, che hanno alterato poi la percezione di questo straordinario luogo di roccia, dove la roccia è stata trasformata, lavorata, roccia e pietra diventano, sono un tutt'uno, una grande opera di architettura nel rapporto proprio tra natura e storia. E questi sono gli interventi individuati dai tre gruppi di studenti che hanno lavorato. Qui si vedono poco gli interventi, i tre temi, i tre ambiti di intervento, possiamo vederli successivamente. Questa è una bellissima astrometria, devo dire che i ragazzi hanno fatto, le ragazze e i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario. È una astrometria dove si vedono gli interventi nuovi che sono sostanzialmente, vediamo se funziona il mio aggeggio. Ecco, sono il nuovo sistema di accesso, ecco, lo vedete, un nuovo sistema di accesso che è stato realizzato portando le passerelle in modo tale da essere il più basse possibile, lasciare vista la roccia e soprattutto lasciare vista i canali di scorrimento delle acque, che sono bellissimi. Sono strutture in acciaio, li vediamo poi in un'immagine dopo, con questo grigliato che dopo varie prove è verniciato in color oro nocciola. Deve essere un colore che è molto simile, chiaramente è differenziato rispetto alla roccia, ma deve essere, mentre oggi le passerelle sono in inox, che non ho mai, io poi ho un'esperienza come Paolo di progettista di strutture fortificate, l'inox è un materiale che non ho mai usato perché è un materiale che spara, è un materiale proprio assolutamente, secondo me, incongruente in questa realtà. E poi c'è questo sistema di rampe che consentono l'accesso ai disabili. Tutto il castello è stato reso accessibile ai disabili, ma non solo, alle persone anziane, alle mamme con la carrozzina, cioè a tutte le persone che oggi vogliono visitare e hanno diritto a visitare questo luogo. E poi c'è il dongione lo abbiamo in parte integrato, qui c'è l'ascensore per i disabili, per ricostituire questi luoghi sotterranei di visita e anche di esposizione, la nuova scalinata, questo è stato un lavoro veramente molto complesso, abbiamo demolito questa scalinata che oggi è questa scala terribile in acciaio inox che copre completamente la gradinata in roccia esistente e abbiamo fatto questo lavoro di integrazione, poi il percorso in questo luogo, in questa piazza d'acqua e poi la nuova copertura per consentire anche l'utilizzabilità al coperto di questi spazi. Andiamo avanti. Ho già introdotto i temi.
Ecco, il primo tema, vedete. Quindi diciamo che questi, gli elementi che abbiamo realizzato sono gli elementi architettonici necessari per consentire la percorribilità in sicurezza del castello. Questi elementi architettonici sono costruiti dal punto di vista compositivo sulla essenzialità. Cerchiamo di ridurre al minimo il nuovo intervento e soprattutto cerchiamo di fare in modo che il nuovo intervento dialoghi con l'antico. Su qui io potrei aprire una riflessione, perché noi siamo bravi, sì, siamo bravi su queste tematiche, abbiamo una lunga esperienza anche progettuale. La nostra linea, che è la linea dell'architettura razionalista italiana, è quella del nuovo che dialoga con l'antico. E per dialogare bisogna conoscere il linguaggio dell'antico, da cui la conoscenza e l'interpretazione. Allora, la funzione di questo castello, sicuramente la funzione primaria è quella di luogo di interesse storico-archeologico, quindi la visita a fini turistico-culturali, ma può diventare, vedremo adesso gli elementi che abbiamo realizzato per consentire questa possibilità, anche nei grandi spazi che lo caratterizzano, una sorta di agorà, uso il termine greco perché siamo nella Magna Grecia, cioè un'agorà intesa come un luogo per spettacoli, per eventi culturali, ma perché no, anche per manifestazioni, per fiere, per mercati, per presentazione dei vostri straordinari prodotti di eccellenza alimentari. Perché a Cleto non c'è questo luogo? E allora il castello, perché no, può diventare, come era storicamente, anche un luogo di vita civile e commerciale, come era l'Agorà. Adesso Paolo vi dirà qualcosa sulla tavola sinottica, magari finiamo di vedere un attimo, no? Beh, tu devi spiegare questa tavola criptica, vediamo le ultime immagini, sì. Sì, sì. Ecco, questo è il Dongione. Sono due ragazze che hanno fatto questo lavoro e vedete che è stata ricomposta una parte del dongione per creare questi spazi interni, fra l'altro sono luoghi molto belli, per questo uso appunto, come dire, espositivo e anche un multimediale di informazione. Non c'è un museo, il museo non ha più senso, tutto a Cleto è un museo, il castello è un museo, però possono esserci degli strumenti, che oggi sono multisensoriali, multimediali, eccetera, di informazione e documentazione. Andiamo avanti. Ecco, e questa è la scala, vedete, questa scala è stata fatta, questa gradinata, magari questa la potete spiegare anche voi ragazzi, no? Giusto? Ecco, come è stata fatta questa idea della scala e poi di questo percorso tra le cisterne e questa copertura fatta riprendendo anche qui in analogia un'ipotesi di copertura preesistente per consentire la fruizione. Volete dire due parole sulla scalinata? Chi è che ha fatto la scalinata? Prego, dite com'è fatta questa scalinata. Allora, l'idea è stata quella di cercare di riutilizzare la scala esistente, andando quindi a conservare i resti della scala originaria. Esatto, e appunto e ci sono ancora questi resti che la scala attuale li nasconde e quindi non li rende visibili, mentre col nostro intervento si pensava appunto di valorizzare al meglio i resti del castello riguardanti appunto la scala e quindi si è cercato di riutilizzare i gradini o i resti dei gradini che sono ancora visibili, riadattandoli e ultimandoli, integrandoli con un conglomerato cementizio con una pigmentazione, una tonalità che si avvicini sempre alla pietra che è stata utilizzata insomma per la costruzione del castello e della scala. Poi c'è questa integrazione. Inoltre c'è appunto l'integrazione che va quindi a ricostruire la forma della scala e anche per una questione strutturale. E infine appunto abbiamo inserito questi due parapetti con questo, riprendendo sempre il discorso della colorazione color oro nocciola. E se vuoi dire tu anche qualcosa, ecco.
Questa era la nostra idea in punto. Diciamo che il vostro intervento è un intervento alla fine che costa molto meno di quello che è stato fatto in acciaio inox e soprattutto valorizza la scalinata in roccia esistente. Avete fatto anche questo percorso, ecco, creando questi elementi di protezione che sono anche questi in pietra artificiale, colorata, no? Andiamo avanti, credo che questa sia l'unica. Ah no, questa è l'unica, va bene. È la copertura, vabbè, ma la copertura è questo interventi che noi diciamo in analogia. L'analogia è una categoria operativa che lavora appunto interagendo col linguaggio esistente, immaginando quale poteva, è chiaro che questa poi è un'operazione di creatività, perché non sappiamo in realtà com'era la copertura, non abbiamo documentazione cartografica e niente, però in analogia immaginiamo una copertura che ridà a questo spazio anche la possibilità di un uso. Poi questa copertura può avere dei pannelli verticali per creare, va bene, questo è il castello. Prego. Adesso fai la tavola sinottica. Stai zitto e parla. Su. Stai zitto e dopo... No, cioè abbiamo fatto questa tavola sinottica dove intervieni su, spieghi gli interventi di restauro. Va bene? Aspetta. Faccio... Andiamo avanti la chiesa. Allora, quella, la chiesa è un tema su cui non occorre spendere molte parole. Le ragazze e i ragazzi che hanno lavorato sulla chiesa, sono tre gruppi, sono venuti poi a fare questa visita e sono in qualche modo, hanno fatto un rilievo, a rischio fra l'altro, hanno fatto un rilievo che non c'era, un rilievo plano altimetrico e soprattutto un rilievo delle condizioni di degrado ma anche di tutti i frammenti superstiti degli elementi decorativi presenti. Questo è documentato in questa tavola comune, dove vedete anche questi raddrizzamenti fotografici, poi li vedremo anche nelle tavole successive, e quindi hanno documentato la storia di questo luogo, ad esempio la presenza all'interno di questa volta a botte, la vedete, ecco, che probabilmente era, anzi sicuramente era la copertura interna della chiesa. La chiesa ha un'origine presumibilmente legata al castello, sembra che ci fosse una chiesa originariamente, la chiesa dedicata a San Giovanni Battista, nella chiesa attuale è possibile che ci fosse un altare poi dedicato a San Giovanni. Allo stato attuale l'edificio è costituito da un'unica navata, vedete, da una torre campanaria e da una sacrestia. Quindi è un edificio molto piccolo, molto modesto, che oggi è in condizione di rudere a causa di un lungo abbandono che ha provocato il crollo del tetto e di conseguenza un progressivo degrado delle strutture murarie con perdita degli apparati decorativi. Ci sono ancora dei frammenti, ma sostanzialmente una parte è andata persa, e soprattutto con l'apparire di fenomeni di dissesto strutturale che si stanno rapidamente aggravando con evidenti rischi di crollo anche e di quindi di rischi per l'incolumità pubblica che abbiamo verificato oggi in un sopralluogo. Ecco, nonostante le sue modeste dimensioni e lo stato, increscioso in cui versa, ce n'è una altrettanto in stato increscioso a Conflenti, la chiesa di San Nicola, straordinario esempio di architettura rinascimentale su cui stiamo anche lavorando, la chiesa suscita nel visitatore un fascino straordinario per l'armonia delle forme e a cui fanno da contrappunto questa facciata ardita per le aperture sovrapposte, segno probabilmente di una stratificazione storica, e per questa torre campanaria che è potente, che è forte rispetto proprio a questa facciata. La chiesa, che dicevo prima è tuttora amata dalla comunità locale, aveva inoltre un elevato valore simbolico perché era la prima ad apparire a chi giungesse a Cletto svettando su questa rupe strapiombante, ma oggi il muro
sovrastante e completamente ricoperto dalla vegetazione invasiva, un'edera che fra l'altro sicuramente sta provocando danni molto gravi alla muratura. Ecco, le studentesse e gli studenti che hanno affrontato questo tema, dicevo grazie al sopralluogo diretto che hanno fatto a proprie spese all'inizio del laboratorio, hanno predisposto un accurato rilievo di ciò che resta della chiesa, comprensivo degli elementi decorativi superstiti e di questi fenomeni di degrado, rilevando la presenza di questa traccia di una volta a botte, dicevo, che costituiva, come nelle chiese rinascimentali, la copertura interna rispetto a quella esterna a doppia falda. Alla luce di queste riflessioni sono state individuate, mentre nel precedente lavoro i tre ambiti di intervento, i tre gruppi hanno lavorato a tre soluzioni tra loro complementari, qui per la Chiesa sono state fatte tre soluzioni alternative. Tre ipotesi di lavoro che mettiamo a disposizione della comunità di Cleto per le sue valutazioni. La prima soluzione, la vediamo, prevede, eccola qui, prevede, la vedete anche nella sonometria, la ricomposizione della Chiesa attraverso il ripristino della struttura di copertura. È un ripristino che avviene, non lavoriamo sul com'era dov'era perché non esiste, ma lavoriamo in analogia sempre con quella preesistente, distinguendo la struttura di copertura nuova da alleggerendola, è una struttura metallica, distinta dalla struttura muraria esistente, ma con la ricostruzione del manto di copertura in modo da ricostituire questo coronamento della chiesa con questo elemento molto sottile ma molto bello che segna i copi. Se voi andate e vedete che ci sono ancora le tracce di questo elemento di copertura che viene sostanzialmente ricomposto. In sostanza questa è l'ipotesi più tradizionale, che è quella di riutilizzare la chiesa come spazio d'uso collettivo per funzioni culturali e naturalmente anche religiose. Ecco, a fianco abbiamo questa tavola sinottica. Questa tavola sinottica è un lavoro innovativo perché abbiamo per la prima volta con il professor Paolo Faccio messo insieme una tavola che, partendo dagli interventi di restauro, non è di facile lettura. Nella mostra potrete guardarla con molta attenzione, ogni gruppo di lavoro ha una tavola sinottica perché in questa tavola è messo in corrispondenza lo stato di fatto, il degrado e gli interventi di conservazione e di innovazione. Di pure qualcosa che anch'io riprendo un attimo. Ma la sintesi di solito è un pregio. Io non è che ho molte cose da dire, perché chi vedrà poi le tavole si accorgerà che effettivamente, come dicevo all'inizio di questa chiacchierata, noi cerchiamo le tracce. Ecco, le tracce poi devono essere però restituite con delle metodologie specifiche, perché non dimentichiamo che poi tutti gli atti di progettazione, sia la conservazione sia gli interventi di innovazione, hanno delle caratteristiche, dei contenuti tecnici che non possono, diciamo così, essere dimenticati o non utilizzati. Sono però elementi di progetto, come dicevo, sono elementi di progetto per dare voce al passato, per aggiornarlo, come si diceva, e qui nei tre esempi di intervento sulla Chiesa si vede come il passato, il futuro poi si può manifestare in funzione della capacità o della singolarità, della soggettività del progettista. La cosa importante è che noi dobbiamo avere degli strumenti di analisi e di restituzione che siano per lo più, per quanto possibile, oggettivi. Cioè, sono la base sul quale poi si innesta la capacità del progettista di trasmettere in parte, anzi totalmente, per quanto possibile, quello che si è appurato con le analisi, ma anche dare la vita futura a questi oggetti. E ripeto, da un'analisi, diciamo così, metodologicamente condivisa, poi nascono più idee progettuali. Tutta questa serie di informazioni, che si chiamano tecnicamente, questo è un rilievo critico descrittivo, quindi descrive criticamente lo stato di fatto, sia materico che di danno.
si innestano alcune, diciamo così, informazioni sulle sequenze costruttive. Perché questo? Perché per noi la storia è un fluire più o meno, diciamo così, a singhiozzo, con interruzioni che noi non conosceremo mai, poi di cui conosceremo mai i motivi, ma di fatto registrano il passare del tempo. Ecco, tutti gli interventi di lettura sono per evidenziare, descrivere questo fluire del tempo per quanto possibile, e tutti i nostri interventi sono di sovrapposizione, non cancellazione. Cioè noi siamo una nuova fase che diamo all'edificio, che poi sarà ulteriormente trasformato nel futuro, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono strumenti metodologicamente definiti. Io detesto le persone che parlano, usano in modo, diciamo così, diffuso il termine di creatività. Non perché non voglia la creatività o non lo ammetta, ma perché a volte la creatività si pensa che uno scende dal letto la mattina e fa un atto creativo. Sono delle bugie clamorose. La storia insegna che i più grandi architetti e artisti del mondo erano persone molto colte. Ogni atto al proprio interno e a priori ha una serie di conoscenze straordinarie. Quindi questa creatività balorda, scusate, è quello che, da cui noi dobbiamo fuggire. Dobbiamo essere consapevoli di quello che si fa, consapevoli di quello che rischiamo di cancellare in modo irreversibile, che non è un fatto nostro, nemmeno di un nostro parente, è il fatto di una storia lunghissima, che è la cui unica testimonianza superstite è rappresentata proprio da queste cose. Quindi non abbiamo nessun diritto a cancellare l'opera di chi ci ha preceduto, sia intenzionale che non intenzionale. Quindi una metodologia che ci consente una creatività, la uso anch'io questa parola, ma consapevole. Ecco, purtroppo io vedo, non solo io ovviamente, molta creatività stupida, non consapevole, arrogante. Chi si occupa di edifici storici deve essere molto modesto nell'accezione, nell'etimo vero di questa parola. Modesto non vuol dire essere sciocchi. La semplicità non è la banalità. Noi dobbiamo essere consapevoli di tutti gli atti che facciamo. Ecco, per fare questo ci sono anche queste tavole sinottiche dove, concludendo questa specie di pistolotto, si fa capire anche che l'atto progettuale non è più, ma non lo è mai stato, l'atto di un uomo solo al comando. È il risultato di interdisciplinarietà, di conoscenze molto varie, e se noi non abbiamo la specifica conoscenza andiamo a ricerca di chi ci può aiutare in questo obiettivo di conservare, modificando anche. E questo è proprio lo spirito di tavole come questa. Ecco. E alla fine, in questa tavola sinottica, perché fa vedere contemporaneamente il stato di fatto, alla fine gli strumenti fanno vedere gli esiti del risultato. Quindi come, grazie anche a questi strumenti, come alla fine del lavoro di restauro, grande attenzione ai segni, al fatto che sostanzialmente l'intervento di restauro, che è sempre trasformativo, però consenta poi una possibilità di ulteriori interpretazioni, cioè non sia distruttivo di ciò che la cosa sta tramandando. Questa è la grande sfida. Volete... Ma qual è la domanda? Non ho capito. La domanda Per carità, ti faccio una domanda. Qual è la domanda? Hai già dato la risposta. No. Aspetta, si faccia la domanda, si dà la risposta. Noi siamo come... col suo maestro, Eugenio Vassallo, eravamo Caino Abele e facevamo di volta a volta uno Caino e uno Abele, quindi è un gioco delle parti. La studentessa della Chiesa ha sicuramente qualcosa da dire sul progetto della ricomposizione. Aggiungo solo che l'idea iniziale era di appendere questa copertura e non farla appoggiare. In realtà ci appoggiamo, però facendo sì che venga, non si noti dall'interno, ma... Ma ha lavorato lei,
in modo tale che esatto, sì, dall'interno volevamo sì, abbiamo studiato con il professor Faccio cercando di capire come questo aggancio della copertura si potesse staccare e non facesse intravedere al visitatore l'attaccatura, l'aggancio tra il muro consolidato e la nuova copertura. Poi ognuno di questi interventi prevede anche una modalità di consolidamento. Paolo, le studentesse e gli studenti parlano meglio di noi. Bene, questo è un buon segno. Ah sì, aspetta che ti faccio lo scherzo. No, volevo dire che ognuna di queste soluzioni, Anna anche tu, ognuna di queste soluzioni in realtà poi prevede un intervento di consolidamento, che è un intervento strutturale. La seconda soluzione, andiamo avanti, prevede la ricomposizione. Questa è una soluzione un po' alla Grandinetti, diciamo così. Ma sì, in effetti sì. Ho fatto un intervento sulla fortezza. Grazie. Sarà lunga. Allora, questa soluzione, ho fatto un intervento sulla fortezza di Osopo ricostituendo la volta. Io ho fatto questa ipotesi, i ragazzi, anzi la studentessa, lo studente che poi porteranno avanti questo lavoro nella tesi, hanno accolto la mia suggerimento e quindi hanno immaginato una copertura che non ripristina, non ricostituisce il tetto a capriata, ma immagina la costruzione, a questo punto è una vera costruzione, di una volta a botte che riprende la volta interna. La vedete lì, è una volta trasparente o semitrasparente che quindi mantiene l'effetto di vista del cielo, l'effetto del rudere che è una sua straordinaria attrattività. E poi questa struttura di pilastri circolari che voi vedete, no, nella pianta sostiene una serie di percorsi che consentono di fruire delle diverse aperture che lungo le pareti interne si aprono e anche di vedere i resti dei decorativi, delle decorazioni che verranno, conservate. È chiaro che questa ipotesi di lavoro, che è diversa da quella precedente, qui vedete all'interno nella tavola sinottica questi elementi in acciaio trattati in modo da essere il più leggere possibile, l'effetto è proprio quello di leggerezza, percorsi e parapetti sono in vetro proprio per mantenere questa sorta di effetto di fare in modo che la struttura interna non sopravanzi, non sovrasti, non uccida alla fine questo rudere. Il rudere deve essere valorizzato e soprattutto la cosa interessante è che questo percorso dove sono i laureandi, i futuri laureandi nonché studenti? Ce n'è uno? Ecco. Spieghi un momento il percorso, venite un attimo, così spiegate il percorso, come funziona. Si entra da questo percorso, si entra dall'inizio della navata, si può percorrere in tutta l'ampiezza, esattamente, si entra poi all'interno o della sacrestia e poi si sale di livello oppure da una scalinata interna posta all'interno della navata, si sale in questo piano rialzato che permette una vista anche con un punto di prospettiva diverso, quindi a quota più 3,5 metri. Perché qui l'apertura della torre è effettuata. Esattamente. Serve proprio questo percorso in quota, oltre che a poter far visionare gli elementi decorativi rimasti, per accedere poi al campanile e con un'apposita scalinata raggiungere poi la sommità e godere dall'alto di questa vista a 360 gradi di tutto Cleto, di tutta la vallata e secondo noi anche di poter visualizzare il castello da una prospettiva totalmente diversa,
ovvero da un punto leggermente ribassato, ma comunque frontale. Quindi un'esperienza anche nuova. Esattamente, sul plastico si nota bene, c'è questa scalinata che permette un'ulteriore sopraelevazione, che permette questa visione dal quello che solitamente si definisce rosone, questa apertura frontale sulla facciata, e permette poi di visionare anche lì tutto l'intorno. Il riassunto di questo progetto è il dialogo con l'antico, quindi elementi nuovi che ricordano spazi e movimenti antichi, elementi nuovi che non tocchino direttamente con la struttura, ma che la sfiorino. Quindi c'è questo binomio: ricordo il passato, ma non lo modifico troppo, oppure lo richiamo, lo ricordo. Beh, sono contento che la cosa abbia preso questa piega con gli interventi degli studenti, e quindi così il pubblico apprezza. La terza soluzione, e abbiamo concluso, eccola qui, è quella più, se volete, particolare, che è il mantenimento della chiesa come rudere a cielo aperto. In questo caso il consolidamento avviene attraverso la realizzazione di una serie di elementi verticali, no? Una sorta di pilastri, di lesene verticali, che consentono poi di legare la struttura, che presenta oggi dei muri che hanno fenomeni di dissesto, e su questa si imposta, anche qui la vedrete meglio nel plastico, una passerella poi di percorso. Queste due studentesse hanno conservato anche, vedete, hanno conservato anche le tracce di questa presenza, che diventa una sorta di piccolo giardino interno, sul suggerimento, qui sono le essenze del professor Paolo Falcio, che dice: ma possiamo anche conservare questa chiesa, rendendola visitabile, fruibile all'interno, come un rudere a cielo aperto, perché alla fine il rudere ha molto più fascino dell'edificio completo, cioè è così, c'è questa straordinaria fatto, per cui un rudere, uno pensa, ma il rudere no, poveretto, no, invece il rudere suscita nel visitatore un interesse maggiore, perché lascia uno spazio alla immaginazione. Le ragazze oggi non ci sono, no, perché sono impegnate, eccola, vuol dire qualcosa, e io pensavo che non ci fosse, invece venga allora. Voi avete avuto il tema più difficile. Sì, è la verità. Allora, prima di tutto siamo partiti appunto dall'analisi, che ci ha permesso di definire la vegetazione come una traccia caratterizzante di questo edificio. E quindi ci siamo chieste con la mia compagna di gruppo se fosse veramente necessario rimuovere completamente questa traccia. Siamo giunte alla conclusione che non volevamo togliere assolutamente la vegetazione, ma semplicemente risistemarla, dare anche una pulita, se possiamo dire, ai detriti che sono contenuti all'interno della chiesa, e volevamo renderla fruibile, quindi abbiamo creato questo percorso sopraelevato che porta poi alla possibilità di affacciarsi verso il dirupo sottostante la chiesa. Sono state scelte poi ad hoc delle essenze, appunto in funzione delle caratteristiche climatiche di Cleto. Adesso, insomma, siamo abbastanza bene anche con i tempi. Allora, terzo capitolo di questo racconto, a più voci, è il tema delle desdre. Andiamo avanti. Desdre, poi il giardino delle delizie. Le desdre sono degli insediamenti. Le desdre in realtà sono stato il tema più difficile, perché il castello, la chiesa sono temi per noi classici, tradizionali, il tema del rudere, ma sulle desdre veramente siamo diventati matti, cioè sono state un vero e proprio rompicapo, sei d'accordo? Eccole. E sono complessi di abitazioni composti in isolati, quindi sono insiemi di abitazioni, di unità abitative composti in isole, in insule,
che sono formate anticamente per successive aggregazioni, credo, a partire da una cellula base, un vano murario quadrangolare. Qui vedete alcuni schemi che ho fatto per gli studenti per cercare di ragionare sulle modalità di composizione. Vedete, l'EDES è un esempio di composizione elementare. Io insegno composizione e alla fine le DES sono un esercizio straordinario di composizione. Quindi sono delle stanze, dei vani, che non sono rettangolari, tendenzialmente quadrangolari, che si ripetono in altezza. Ci sono alcune DES dove non c'è una direttrice perpendicolare o ortogonale, sono tutte disassate. Quasi che come i greci, no? Quando mettono i templi, vogliono non metterli mai in geometria. Allora, o questi abitanti di questa Cletensi erano completamente matti, non so, ecco, e quindi gli venivano, oppure effettivamente c'è una volontà compositiva, stilistica, di fare le stanze non rettangolari. E questa è una tradizione greca, che nasce ad esempio nella composizione del santuario. Ecco, conformandosi alle condizioni del suolo roccioso, queste desdre, queste insule, sono un continuo variare dell'integrazione tra roccia e pietra. Nascono dalla roccia e rappresentano quindi, oltre che straordinarie testimonianze storiche di cultura materiale, anche, secondo me, delle straordinarie testimonianze di architettura, cioè delle opere di architettura. Prima parlava il professor Romano delle opere anonime, no? Anonime, però sono delle opere di architettura, ciascuna diversa dall'altra. Ogni destra è un individuo a sé, e direi che tutto il borgo di Cleto nella sua interezza costituisce un unicum, un'unica grande architettura, un esempio mirabile di rapporto organico tra natura, storia e architettura, pur nell'anonimato, perché non abbiamo nomi di architetti o di altro. Ecco, per valutare, andiamo avanti, la possibilità di conservazione di queste destre e di un loro riuso a fini abitativi, perché è chiaro che la destinazione delle destre è il riuso abitativo. Questi vani molto piccoli non consentono funzioni se non quelle abitative, possono essere turistiche, ricettive o abitative permanenti. Ecco, per poter capire come riusare oggi a fini abitativi, quindi turistico-ricettivi o abitativi residenziali, queste destre, è stato necessario da parte degli studenti, che veramente ce l'hanno messa tutta, uno studio approfondito non solo dei caratteri materico-costruttivi, e quindi le murature in pietra e in roccia, gli elementi decorativi, le strutture in legno, fino ai manti di copertura, ma proprio della loro composizione. I vani ipogei, le unità produttive abitative, i percorsi e gli accessi, le coperture a singola falda sempre inclinate in modo diverso, non c'è la doppia falda. Una composizione, come dicevo prima, apparentemente semplice, ma in realtà eccezionalmente complessa, il che ha consentito poi di immaginarne il recupero nel rispetto della loro identità, come diceva il professor Faccio prima, minimizzandone gli interventi di trasformazione e costi di riuso. Perché alla fine l'intervento fatto secondo queste modalità, secondo me, è un e nell'integrazione delle competenze è un intervento che, oltre a mantenere il più possibile gli edifici nella loro identità, minimizza gli interventi di trasformazione e quindi costa molto meno dell'intervento fatto secondo le modalità professionali tradizionali. Cioè, alla fine il problema è quello di riuscire a intervenire il meno possibile per rendere economici gli interventi e perché conservare l'identità. Alcune di queste destre sono, come dire, come quelle della finestra aragonese, che diventa museo di se stessa, quindi conservano i loro caratteri originari. Altre invece, come Palazzo Berardini, Palazzo Longo, la ex casa del prete, sono state trasformate in palazzi e quindi oggi consentono funzioni di rappresentanza e di servizio diverse. Io a questo punto
non parlo più e do la parola agli studenti e dopo tu direi qualcosa sulle caratteristiche materiali, dal tuo punto di vista. Io l'ho detto dal mio punto di vista. E la Anna Saita, vuoi dire qualcosa sulla struttura, mentre gli studenti si preparano, sulla struttura antisismica? Queste cose stanno in piedi, non stanno? Cosa vuoi? Vai, su, di. Ah, avere i colleghi timidi è una roba di favore. Fai qualcosa. Faccio qualcosa, faccio qualcosa. Do un senso alla mia venuta. Ce la possiamo fare. Dopo un po' di anni. No, è chiaro che qui a Cleto il problema della sismica è stato uno dei problemi più difficili da affrontare da parte degli studenti, un po' perché il riuscire a rendere un intervento efficace e contemporaneamente in grado di consentire a quell'edificio di avere delle caratteristiche che non sono certo le caratteristiche di un edificio nuovo, ci mancherebbe, ma la nostra normativa oggi ce lo consente di pensare a un miglioramento e non ad arrivare ad avere le stesse caratteristiche di un edificio nuovo. Nei tre esempi che il professore vi ha fatto vedere è stato importante riuscire a declinare questa caratteristica strutturale particolare in modo diverso. La chiesa forse è stata la più complicata, in tutti e tre gli interventi è stata la più complicata, perché l'idea era cercare di fare il meno possibile ma renderla sicura. L'ultimo dei tre interventi, quando la ragazza ha detto sì, è stato il più complicato, in un certo senso sì, perché non mettendoci un coperchio alla scatola, quella scatola lì sismicamente ha qualche problemino. Quindi riuscire a trovare qualcosa che ci aiutasse a dargli un minimo di sicurezza, perché se uno poi ne deve usufruire, quello deve essere. Le Dresde sono molto particolari, indubbiamente dal punto di vista sismico funzionano bene, hanno una quantità di muri che arrivano per terra, che sono in tutte le direzioni, che sinceramente, per fortuna devo dire, questo tipo di problema l'hanno sentito meno, ne hanno sentiti degli altri, poter intervenire sugli orizzontamenti in un modo anche lì che rispettasse la natura di questi oggetti e soprattutto capire come a volte mettere in collegamento certi ambienti con altri, perché molte di queste dresde, adesso ce ne, quando vedrete le tavole ve ne rendete conto, erano costituite da ambienti che erano una stanza. Quindi alla fine in qualche caso è stato pensato un modo di mettere in comunicazione degli ambienti senza mettere in discussione né la parte conservativa né la parte strutturale. Chi è che viene a parlare delle Dresde? Allora, Desdre. Ci manca. Allora, in realtà, torna indietro, Palazzo Berardini, io adesso poi do le parole, 3 minuti per ogni gruppo. Palazzo Berardini, c'è qualcuno di Palazzo Berardini? No. Ecco, allora su Palazzo Berardini io dico il lavoro che abbiamo fatto docenti e studenti insieme per riuscire a rappresentare come funzionano queste destre, perché sono un vero mistero, cioè ogni destra, vedete lì tutti gli accessi, sono accessi a diversi livelli che portano a unità abitative, qualche volta di una sola stanza, qualche volta di più stanze in verticale, qualche volta di più stanze in orizzontale, che si combinano insieme. E quindi abbiamo fatto queste rappresentazioni per esplosi assonometrici, che secondo me sono molto significative, e che mostrano anche come si adattano al terreno. Abbiamo fatto sulla destra la geometria generatrice, per farvi vedere come le linee direttrici principali siano legate alla conformazione, siano topologiche, no? Ecco, e non siano mai, come dicevo prima, costruite per assi paralleli ortogonali, la composizione dei percorsi e poi queste sono le modalità d'uso e poi le prime ipotesi processuali, le sezioni, l'inserimento, gli elementi, qua avete gli elementi significativi. Hanno fatto gli studenti per ogni Dresda, hanno preso per esempio in questo caso un prospetto e hanno rappresentato attraverso foto e schizzo, l'importanza dello schizzo, ecco,
quelli che sono di volta in volta gli elementi decorativi, i portali, i camini, perché ogni Dresda, pur nella sua, diciamo, povertà, austerità, sono edifici estremamente austeri, però hanno elementi di abbellimento che sono particolarmente interessanti. Nel caso del Palazzo Berardini, l'intervento, andiamo avanti, le tavole di progetto, eccole qua, vedete la scala poi che si inserisce con l'ascensore e i servizi igienici in questo vano, qui vengono inseriti tutti gli elementi architettonici necessari di percorsi, di servizi e di impianti per il funzionamento dell'edificio, in modo poi da consentire nel resto del complesso il massimo di conservazione possibile. Queste sono le diverse funzioni. A Palazzo Berardini è stata prevista uno spazio di rappresentanza, perché ci sono dei saloni che consentono proprio una possibilità per funzioni che possono essere poi... Le funzioni che noi prevediamo in realtà sono funzioni, sono famiglie di funzioni, nel senso che poi se la spazio di rappresentanza non è richiesto si può prevedere qualcosa di analogo, però ecco, siamo stati attenti a individuare in questi edifici, soprattutto quelli nobiliari, degli spazi di servizio che per la comunità servono. E questa è la famosa tavola sinottica, vedete, con tutte le rappresentazioni degli interventi di conservazione e di innovazione. Andiamo avanti. Palazzo Longo. Stai attento come parli, che c'è anche il maresciallo. Salve. Il maresciallo Patrio per proprietà. Eccolo. Sì, sì, sì. No. Allora, queste sono le tavole, il nostro lavoro, e quello è stato di fatto e con una... Quindi, sì, quello sopra. E questo è lo stato di fatto che abbiamo restituito dopo il sopralluogo che abbiamo eseguito, e la tavola successiva è diciamo, l'analisi dei caratteri costitutivi dell'edificio, in cui abbiamo fatto queste due sezioni sonometriche che dovevano in qualche modo rendere tutti gli elementi costitutivi, gli elementi caratterizzanti di questo palazzo, che è incastonato all'interno nella roccia, insomma, e quindi anche all'interno, come si può vedere qui, c'è proprio una grotta che è tutta la roccia scavata, e c'è anche una scalinata, una piccola scala ricavata nella roccia, quindi questa ci serviva, è su più livelli che hanno tutti accessi, ci sono quattro accessi a ogni 1, 2, 3 e 4 da dietro dal giardino, e quindi questa ci permetteva di mostrare tutti gli elementi, tutti i piani dell'edificio. Nella tavola successiva c'è il progetto in cui prevediamo una sopraelevazione del volume esterno che era adibito a magazzino e che ci permette di collegare tutti i piani in modo da rendere fruibile l'edificio, dove abbiamo al piano terra abbiamo previsto uno spazio di visita dove come intervento questa passerella che ci permette di vedere anche come nel passato hanno lavorato, hanno scavato nella roccia. E al piano primo, che si può accedere direttamente dalla piazza a questo livello, oppure anche tramite il nuovo intervento di sopraelevazione, diventa uno spazio per eventi e degustazioni, e quindi diventa uno spazio fruibile sia al ristorante che c'è al piano sopra, per eventualmente degli eventi che può ospitare, insomma. E gli ultimi due piani sono, come ho detto, il piano intermedio e la terza pianta, diciamo, è un bar, e quindi una zona di ristorazione intermedia tra l'ultimo, il ristorante col giardino, dove si affaccia anche verso le grotte preesistenti. E basta.
Grazie. Ecco, come vedete abbiamo previsto anche, siccome normalmente all'università, i musei, no? I miei colleghi musei dappertutto, no, noi abbiamo previsto ristoranti, un centro benessere, cioè attività private che portano reddito. Naturalmente l'ipotesi del ristorante è un'ipotesi, però questo luogo si presta proprio a diventare ristorante. Inoltre notate sempre, lo vedremo nella tavola finale, il fatto che ciascuno di questi edifici ha degli elementi di attrattività, le grotte, in cui vado al ristorante ma vedo anche qualcosa di interessante. Andiamo avanti. La famosa destra Aragone, della finestra aragonese, dove sono gli studenti? Eccoli qua. Questa è veramente questa è stata un rompicapo bellissima. Eccola qua. Guardate la geometria. Sì, allora è partito tutto dal cercare di capire come la casa si è sviluppata a partire dalla roccia. Quindi erano moltissime unità separate. Il progetto ha cercato di unirle perché l'immobile non è così grande e quindi a livello di spazio dovevamo cercare di creare degli ambienti che fossero abbastanza unitari. Il percorso parte davanti al ristorante, che è Palazzo Longo, e si muove attorno alla piazza, che è l'unica piazza che c'è a Cleto praticamente, l'unico spiazzo abbastanza largo dove viene fatto già oggi il Cleto Festival, e quindi questo edificio diventa come il simbolo del borgo, perché è spesso ritratto anche a livello di marketing nelle varie iniziative che vengono fatte. E si è conservata come tale. Esatto. La finestra aragonese, che è quella che dà appunto sulla piazza, è un altro elemento davvero emblematico, perché è un inserimento in un edificio che cioè non è congruo con il resto dell'edificio, però c'è questo inserimento ed è anche questo simbolo. E difatti nelle tavole la vedete semplificata in alto a destra. Abbiamo fatto un logo. Una specie sì, di logo. E il percorso quindi è il museo di se stessa, però ci sono alcune attività tipo bookshop per la rivalutazione del borgo, e appunto spazi comuni, mentre per l'intervento è stato necessario appunto creare questo nuovo percorso. Si parte dalla piazza, si entra al vediamo se esatto, vuoi andare te con la bacchettina? Okay. Questo è un percorso per scoprire appunto i vari ambienti della. Allora, si parte da questo, dalla piazza, dal punto numero uno. Si entra dove c'è una specie di biglietteria, un inizio, insomma, dove si capisce un po' dove si è e cosa si sta facendo. Poi si scende con una scala al piano più sotterraneo, che una volta era magazzino, quindi la scala viene aggiunta da noi per appunto evitare di lasciare questo ambiente isolato a se stesso. Con questa scala poi, che porta a questo ambiente sotto, che è abbastanza buio, ci saranno proiezioni o comunque installazioni per spiegare quello che si andrà a vedere dopo. Da qui si esce, si è sul retro e c'è tutto un giardino esterno che viene risistemato, e poi si ritorna al piano da cui si è partiti, senza saperlo però, perché siamo sul retro della destra, e quindi poi da qui si entra e si comincia a salire per tutti gli ambienti in verticale del blocco centrale. C'è una vecchia scala a pioli che noi teniamo per i più temerari, per gli altri abbiamo previsto un'altra scala perché la scala a pioli era complessa da percorrere. Si continua appunto andando su e continuando sul blocco centrale fino ad arrivare alla fine, dove c'è appunto il vecchio camino, che è quello da cui si presume sia partito l'incendio che poi ha cristallizzato la casa così com'è ora. Il blocco finale, che è quello dove è incastrata la finestra aragonese, è sempre stato, cioè adesso è isolato e quindi è indipendente. Noi da dove arriviamo lì prevediamo l'apertura di una porta e si arriva su un livello che non è in piano, però ci si può affacciare alla finestra. Quindi la fine del percorso ci porta all'inizio, che è quello che noi vediamo dalla piazza. Voi aprite alla fine una porta. Sì, e colleghiamo. Cioè, non siamo diventati matti. Cioè, loro hanno aperto, cioè questo il percorso che loro hanno descritto, il percorso di fruizione della destra originaria così com'era.
perché alla fine hanno aperto una porta e hanno realizzato delle scalette in legno per consentire dei passaggi, però sostanzialmente questa era la percorribilità della DESDA ed è un tema straordinariamente interessante. È chiaro che all'interno poi ci possono essere degli arredi, degli elementi di museali, però è la DESDA che si mostra. Insomma. Ultima cosa. Poi in accordo col professor Faccio abbiamo appunto cercato di trattare le due parti del nostro edificio in maniera differente, dove ancora oggi è abitata e quindi sono già state modificate alcune stanze, non è più visibile la tecnica costruttiva originaria o la forma originaria, noi interveniamo nel senso che possiamo permetterci di aggiungere i sistemi di risalita o le altre cose, mentre nella parte che sono quei due blocchi lì sostanzialmente, mentre nella parte dove c'è la finestra aragonese assumiamo un atteggiamento che è più conservativo, quasi archeologico, che però non è per forza, cioè nel senso cerchiamo di mostrare anche il tempo dell'incendio, che è l'ultimo, come ha restituito a noi questo edificio. Quindi adesso è così e lo possiamo vedere in tutto, senza risistemarla e cancellare questa parte di storia che l'ha caratterizzata. E quindi c'è la doppia copertura che vola, è per poter vedere che la copertura attuale è stata messa in sicurezza perché è completamente non utilizzabile, però rimane in sicurezza sotto in maniera che la gente possa essere in un ambiente coperto dalle travi originali. Complimenti, devo dire, Paolo, sei d'accordo? Ha detto l'ultima parte che poi lo ha detto quasi meglio del professor Faccio, quindi gli allievi superano i maestri. Andiamo avanti. Le sorelle siamesi, cosa sono? No, cos'è questa? Al centro benessere che non è presente, no? E che è un tema molto bello, qui abbiamo lo stato di fatto, lo vedete, è un complesso anche questo di Desdre, che però abbiamo affrontato, vediamo il progetto, sostanzialmente, vai avanti, eccolo, no, non c'è il progetto? Scusa, dov'è? Eccolo lì. Ecco, c'è la sezione, eccolo lassù, cioè sostanzialmente noi abbiamo preso due isolati e abbiamo immaginato una copertura trasparente, la vedete lassù, che renda, che protegga dall'acqua meteorica questo spazio tra i due isolati per farne un centro benessere. Da noi i centri benessere sono molti diffusi, soprattutto in Austria, qui ce ne sono pochissimi. Un centro benessere, sauna, frigidario, un calidario, bagno turco, ma anche massaggi e quant'altro. E perché non un centro benessere a Cleto? Ecco, dove uno fa la sauna in una grotta ipogea. Ecco. E quindi l'idea è quella del centro benessere legato sempre a una ricettività poi in questo complesso, nei complessi architettonici vicini. Andiamo avanti. Queste sono le sorelle siamesi, abbiamo dato in alcuni casi delle denominazioni di fantasia alle sorelle siamesi, perché vedete che sono due corpi di fabbrica, probabilmente la testata è una parte delle tracce delle mura antiche di Cleto, vediamo, forse c'è anche, eccole qua, le vedete sulla sinistra, qui vedete questa parte qui, molto bella. Sono due corpi uniti come le sorelle siamesi e c'è questo straordinario elemento, lo vedete qua, che è un taglio nella roccia in cui passa a stento una persona, veramente straordinario, che poi è un elemento di convogliamento delle acque meteoriche. Questo lavoro è stato fatto da due studentesse portoghesi che poi hanno avuto anche un ottimo voto. E poi sono ritornate a Lisbona, uno studente che non è potuto essere presente, la funzione è sempre quella abitativa. Andiamo avanti. Questa è la ex casa del prete, dove sono i due, eccoli qui.
E questo è un lavoro anche molto molto interessante di un edificio che è stato profondamente ristrutturato, era la casa del, appunto del prete, ed è, come lo vedete anche dalle piante, un edificio in cui probabilmente dalle desde originarie sono state fatte una serie di aperture che hanno trasformato l'edificio in un edificio, diciamo, moderno, anche sempre con elementi, diciamo, della tradizione. Sì, diciamo che come gli altri gruppi ci siamo concentrati innanzitutto su quello che è l'analisi degli elementi che caratterizzano l'edificio, che nel nostro caso appunto per una parte è dei primi del Novecento, che si vede è una parte unitaria rispetto invece alle altre desdre degli altri gruppi, e una volta individuato quelli che sono gli elementi caratterizzanti, tra i quali il frantoio ipogeo che si trova nei pressi dell'edificio, siamo andati a individuare quello che poteva essere il riuso dell'edificio, che è stato quello di spazi espositivi e di laboratori artigiani. Abbiamo cercato di intervenire con una serie di elementi che vadano ad adeguare un uso pubblico dell'edificio, inserendo quello che sono un ascensore, se puoi mandare avanti, esatto, e qui si vede quello che è l'inserimento dell'ascensore, una nuova scala in acciaio con parapetti in acciaio e gradini in legno che permetta di salire quelli che sono i tre livelli, e dopodiché inoltre abbiamo ipotizzato la rimozione della scala esistente in calcestruzzo per far sì che si possano sfruttare al meglio questi spazi che sono molto piccoli, quindi per l'uso che se ne vuol fare ci sembrava più congruo realizzare un nuovo sistema di risalita. E dopodiché abbiamo ipotizzato quello che poteva essere un percorso che portasse il visitatore dal piano terra a vedere quelli che sono i laboratori e questi spazi di esposizione, che poi portasse a vedere il frantoio ipogeo, che è l'elemento più caratterizzante appunto di questo luogo. E per quanto riguarda invece la conservazione, ci siamo concentrati appunto su questo vano che diventa un vano scala, e siamo andati a individuare degli elementi di consolidamento dei solai e appunto delle travi esistenti e appunto della nuova scala che andiamo a progettare. Sì, la cosa difficile è stata riuscire a far stare questa scala in uno spazio piccolo, cercando che fosse agibile il più possibile. Sì. E forse anche qualcosa che ha una sua, diciamo, qualità architettonica. Io che sono professore e ingegnere da 20 anni, devo dire che su questi temi per esempio ho avuto anch'io le mie difficoltà. Temi veramente difficili. Cioè, cosa è fare la scala in un palazzo monumentale? Il lavoro che sulla destra sembra anche teoricamente insignificante, in realtà è un lavoro di miniatura, di grandissima complessità, che secondo me mostra come dovranno essere fatti gli interventi. Cioè, gli interventi dovranno essere fatti in questo modo, perché altrimenti il rischio è proprio quello del rallungimento. E lo stesso vale per gli interventi. Veramente bravi. Prossima volta, Paolo, facciamo parlare gli studenti e noi stiamo oggi. Allora, adesso andiamo. Ah, questa è la destra dell'ingegnere. Dov'è l'ingegnere Osin? Con tutti i suoi collaboratori. Questo ingegnere che è veramente... Questa l'abbiamo chiamato la destra dell'ingegnere. Sto scherzando. Però, ingegnere Osin, abbiamo dedicato all'ingegnere Osin la destra, perché lui è un ingegnere che
insomma, non vecchio come me, ma a una età di mezzo, ha deciso di riprendere gli studi, ha fatto il laboratorio e subito dopo si è laureato in architettura ed è venuto, e devo dire con spirito molto giovanile, come? Sta facendo la laurea magistrale. E quindi a quel punto è stato ingegnere, questo è un tema veramente complicato. Io sono rimasto sorpreso di questa dedica, perché non me l'aspettavo proprio, e anche perché questo laboratorio per me è stato affrontato veramente come uno studente. Io mi sono sentito uno di loro, anche se anagraficamente potrebbero essere tutti i miei figli. Però devo dire che ho imparato tantissimo. Ho imparato tantissimo, e soprattutto ringrazio anche il corpo docente, perché lo spirito con cui è stato affrontato ogni volta il laboratorio come confronto diretto e discussione, secondo me ha insegnato a tutti, insomma ci ha dato dei contenuti che resteranno con noi per tanto tempo. E pensando alla nostra destra, è una biscia che si inerpica sulla collina, che ci ha fatto veramente perdere i sonni fin dall'inizio per cercare di capire come funzionava. Quella lì è la geometria generatrice, come indicato per Luigi Grandinetti, e che effettivamente, secondo me e secondo noi, ha rappresentato il genius loci degli abitanti che hanno voluto costruire quelle celle, che non sono irregolari a caso, sono regolari perché hanno, secondo noi, rispettato quello che hanno trovato in natura. Si è partiti dalla parte bassa, dove un edificio a tre piani è andato in sopraelevazione, eccolo là di testa, che sta indicando adesso il professore, e poi è stata una sostruzione, cioè una costruzione progressiva verso il castello, un pezzo dopo l'altro, dove la parte di fabbrica superiore non era altro che il cantiere ricavato dalla parte sottostante, scavata nella roccia e riutilizzata come elemento di costruzione superiore. La roccia che sono gli alloggi? 23-24. Ognuno con un suo accesso, caratterizzato dall'altro. Sul davanti, quasi serviti da questa strada che è ideale. Se ritorno un po' indietro, Alberto, ci permette la salita verso il castello, sul retro invece tutta una serie di scale, scalette, scalinette che ci permette di arrivare ai singoli livelli. La roccia che è stata utilizzata e che vediamo anche sul fianco del nostro complesso è una roccia di tipo arenaria. Noi prima abbiamo fatto un sopralluogo, non eravamo venuti all'inizio dell'anno, però ci siamo accorti che è chiusa al passaggio perché ci sono pericoli di crollo. Questa roccia arenaria messa a nudo, al contatto con l'aria, si disgrega perché è una roccia di tipo sedimentario. E infatti tutte le costruzioni che sono state fatte qua sono tutte intonacate, quindi riescono a mantenere la loro stabilità e la loro anche purezza costruttiva perché sono protette. Quelle che non sono protette sono soggette a disgregazione. Siamo stati fortunati perché nella nostra destra di mezzo c'era un vuoto. Una cella di mezzo di fatto è andata a fuoco e quindi da quel vuoto lì, ricostruendo, abbiamo inserito un elemento tecnologico che permetteva il recupero di questa aggregazione. Eccola lì. Esatto, una sopra l'altra. Esatto. Ecco, il progetto prevede di ricostruire quel vuoto creando un collegamento verticale, perché la nostra idea è stata quella di fare un albergo diffuso su queste aggregazioni, cioè delle unità utilizzate a fine turistico, dove abbiamo ricavati gli spazi o della semplice camera con il bagno, oppure una suite moderna con la doppia camera, collegando i vari livelli. Quel vuoto ci permetteva di avere a pari quota alle varie quote in elevazione, ecco, e la possibilità di attrezzare delle camere per i portatori di handicap che qui facilmente possono soggiornare. La parte superiore, anche in questo caso, anziché ricostruire
la copertura, accediamo all'ultimo livello con l'ascensore che ci permette di avere la vista sul mare, come belvedere sul mare. Avete fatto anche i tagli d'alloggio, no? Sì. E quindi abbiamo una varietà di alloggi. Di alloggi nelle varie dimensioni. Sempre nel rispetto rigoroso. Sì, esatto. Abbiamo aperto due porte. Una ricerca della propria camera. Grazie. Credo che siamo arrivati alle conclusioni col giardino delle delizie, dove sono le due fanciulle, le due studentesse? Dove sono? Prego, venite. Ecco, è un tema veramente affascinante, di grande complessità. Al centro di Cleto ci sta questo luogo. Boh, un luogo veramente magico. È un luogo magico che è costituito da una serie di crepacci, li vedete in sezioni, ecco, di piani diversi, quindi c'è una presenza forte della natura, a cui corrisponde per esempio la presenza di resti di case antiche che forse sono il nucleo originario. Questo è un luogo che abbiamo chiamato Giardino delle Delizie, dove l'architetto Greta Bruschi, ecco, eccola lì, ecco. Vuoi dire anche tu dopo due parole, bene, che ha inventato lei questo termine, ecco, questa idea del giardino, che è visitabile attraverso questo percorso ed è un luogo che può diventare qualcosa di particolare, e adesso do a voi la parola. Allora, sì, è stato inizialmente molto difficile riuscire ad ottenere una percezione abbastanza chiara del luogo, che al momento è completamente invaso dalla vegetazione. È stato invece abbastanza intuitivo quello che potesse essere un meccanismo di riqualificazione di tutta l'area. L'area è il cuore di tutto il borgo e ci permette, tramite un sistema di nuovi accessi, nuovi spazi connettivi, verticali ed orizzontali, di andare a creare delle connessioni trasversali al borgo, che adesso risulta essere come diviso in due versanti. Andiamo ad individuare varie aree in elevazione che caratterizzano tutto il lotto. Abbiamo quindi una parte più alta, adesso convertita ad orti, una parte inaccessibile al momento, che è la cresta di quello che il professore ha definito appunto roccione, molto bello, che va a caratterizzare e a disegnare completamente il lotto, una parte centrale più ampia, anch'essa utilizzata e sfruttata ad orto, e una parte invece più bassa, l'ultima, ancora... Esatto, una parte più bassa che si affaccia su una delle prime scalinate del borgo e che permette, ci suggerisce l'idea di andare a realizzare uno spazio per la collettività, una sorta di piazza dove si possa dare sfogo a manifestazioni di tipo performativo. Uno spazio teatrale all'aperto, volendo. Tutta la parte superiore vede lo sfruttare di percorsi già esistenti, che vanno poi ad attestarsi su questo crepaccio con due sistemi in elevazione, uno contenuto all'interno di uno dei manufatti rimasti in piedi nel sito, e uno invece esterno nella parte bassa. Nella parte superiore scegliamo di mantenere la conformazione di orti, suggeriamo l'idea di piantumare nuovi alberi da frutto, ce ne sono già a sufficienza, agrumi, però è bello il pensiero e la conversione di questo spazio, tutto tra l'altro come dire, molto articolato, che si articola su diverse altezze e con variazioni di quote, dove trovano spazio appunto tanti piccoli frutteti, questo più o meno è. Questi orti che voi proponete
nascono dal fatto che ci sono dei signori, un signore che loro hanno conosciuto, credo ottantenne, che ancora scende la scaletta e coltiva il suo orto. Quindi nel paese semi abbandonato di Cleto ci sono ancora degli orti con i limoni, con i mandarini, con degli alberi molto belli. Questo è un po' una sorta di piccolo paradiso terrestre, secondo me, che se valorizzato senza grandi interventi può diventare un luogo straordinario. Abbiamo finito gli interventi, concludiamo questa parte con alcune considerazioni che hanno fatto il gruppo dei docenti sul borgo nella sua interezza. Questo lavoro fatto dagli studenti per aree di intervento è certamente un lavoro parziale, ma credo possa essere esteso all'interezza del borgo. Quindi abbiamo tentato di individuare alcune linee guida, alcune ipotesi, alcune idee per verificare se questo borgo può essere valorizzato e come può essere valorizzato partendo dalle idee degli studenti. Questa è una tavola che mostra un'analisi delle componenti del borgo e sono componenti molto diversificate, ci sono elementi di interesse, prima parlavamo delle cisterne, dei silos, ci sono le porte murate, ci sono terrazzi, insomma abbiamo fatto un'analisi, ci sono poi, vedete, la viabilità di accesso e una viabilità che è quella arancione, che è una viabilità, anche se particolare, è una viabilità veicolare di fatto, che consente l'accesso ad alcune parti del borgo, che è importante ad esempio per le strutture alberghiere. Andiamo avanti. Questa è una riflessione proprio che in qualche modo scioglie alcune considerazioni che prima ho fatto sul borgo come unicum, come opera d'architettura unitaria, e quindi gli elementi di questa architettura, compreso il tema dell'acqua, questo rapporto tra suolo, roccia e architettura, e queste componenti che abbiamo visto, le strutture in legno, le murature, eccetera, che fanno appunto di questo borgo una grande opera di architettura collettiva. Il progetto, un'idea di progetto, andiamo avanti, ecco, un'idea di progetto che è un'idea che parte da una convinzione. Il borgo di Cleto può rinascere se è pensato non solo come centro turistico ma anche come centro abitativo. Il rischio altrimenti è Disneyland, il rischio è una parte della Venezia e per alcuni versi l'isola di Capri, che io conosco bene, cioè luoghi straordinari che a causa del turismo hanno perso la loro comunità, e Venezia sta rischiando di estinguersi, e quando la comunità scompare il turismo diventa un turismo, secondo me, devastante, invasivo. Una città come un piccolo borgo vive se c'è una comunità che lo abita. Oggi a Cleto ci sono pochi abitanti, il primo obiettivo è riportare con un'ipotesi turistica una comunità, possibilmente di giovani, una comunità piccola che però dà identità al borgo. L'ipotesi turistica va costruita insieme a un'ipotesi di ricostituzione di una comunità. Questa è l'idea di fondo, e allora su questa idea, come vedete, ci sono una serie di prime ipotesi, un circuito paesaggistico che si può riaprire lungo percorsi esistenti e che lega natura, i crepaci, i burroni, il castello, cioè c'è questo percorso perimetrale, secondo me, di straordinario interesse. C'è un canyon, ad esempio, lì, che nessuno può ancora, in cui nessuno può entrare. Ci sono queste rocce strapiombanti, il castello è addirittura costruito su una roccia che ha delle... Ecco, queste cose vanno mostrate e viste. Così come dobbiamo ripensare al ripristino del fiume, al recupero dei mulini e naturalmente a un discorso sull'accessibilità esterna, sui parcheggi, su queste cose che sono tutte affrontabili, credo, non sono temi molto difficili. Abbiamo individuato, oltre che il circuito paesaggistico, un circuito museale diffuso, un circuito legato alle strutture ricettive e abitative e le strutture di servizio.
In sostanza le desdre, le vedete, diventano le strutture ricettive abitative, ne abbiamo parlato, e c'è un percorso che è quello color ocra, che può essere un percorso di servizio motorizzato, anche come a Capri ad esempio, no? Con elementi motorizzati che consentono una fruibilità turistica, diciamo, agevole. E le desdre si prestano così come il fatto della viabilità esistente. Però abbiamo immaginato anche che contemporaneamente il borgo fosse una sorta di museo, costruendo questo circuito museale diffuso che è basato su una serie di elementi di attrazione. Ne abbiamo individuati alcuni, ci sono le porte, ci sono i frantoi scavati nella roccia, insomma ogni desdra ha un elemento di attrazione ed è possibile quindi un circuito che ne consenta la fruizione. Infine le strutture di servizio di cui parlavo prima. Quindi già qui c'è un'ipotesi, lo stesso giardino delle delizie può essere un elemento di attrazione, il castello, la chiesa e così via. In sostanza questa idea di progetto immagina di rimettere in funzione il borgo riutilizzandone le sue parti in base alle vocazioni che ogni parte offre. Ecco, quindi questa è la grande sfida. È una grande sfida che naturalmente non può passare attraverso un intervento solo sul borgo, ma come vediamo nella tavola finale, ecco, riguarda il ruolo che il borgo ha nel contesto. Certamente per far rinascere questo borgo è necessario, secondo me, un intervento pubblico non estensivo. È inimmaginabile un recupero pubblico con finanziamenti pubblici, e forse non avrebbe neanche senso, del borgo in sé. È opportuno e necessario che l'ente pubblico si faccia carico e dia un segnale di volontà di rinascita attraverso alcuni progetti pilota. Il progetto della destra che avete visto prima, che è un progetto che alla fine non ha costi eccessivi, anzi potrebbe essere un elemento, come il recupero della chiesa del Santo Rosario o così via, o come la rimessa in funzione del castello. Cioè alcuni progetti pilota che diventano volano per un investimento privato. La grande forza del borgo di Cleto è che ci sono degli operatori privati che hanno acquistato delle unità abitative e che sono disponibili a investire nel momento in cui vedano, si rendano conto che c'è contemporaneamente una volontà politica. Questa è la grande sfida. E allora abbiamo messo in questa tavola alcune tematiche che il contesto vuole affrontare, che sono sicuramente il rapporto con il mare per un turismo balneare di qualità. Ecco, questa è una bella sfida. Cleto ha questa grande forza del mare e di un pezzo di mare che una volta apparteneva al suo territorio comunale, che è un mare anche sostanzialmente è una pianura, un arenile che è vergine, che è pulito. Ecco. Il turismo di qualità è un tema che sarebbe interessante affrontare per Amantea, perché voi avete luoghi straordinari, ma purtroppo il turismo oggi non è in grado di offrire una risposta di qualità, anche se poi c'è la risposta di qualità. Io l'anno scorso sono stato in un albergo a Campora sulla Punta e sono stato veramente bene, quindi c'è la qualità. Bisogna che questa diventi un fatto collettivo. Il mare certamente è un tema di questo progetto, come un tema assolutamente prioritario. Qui c'è l'assessore regionale. È necessaria questa cosa, la riapertura della connessione viaria con l'autostrada. La vedete in arancione, ecco, e c'è un ponte distrutto, crollato 40 anni fa. Credo che questo percorso, lo vedete dall'autostrada che porta a Cleto e che si può ripristinare con la ricostruzione del ponte, possa consentire ad esempio di arrivare a Cleto dall'autostrada senza passare attraverso tutto. Ecco. L'altro tema, forse quello più importante, è una rete di borghi antichi, il paesaggio rurale, le produzioni tipiche, l'olio per un turismo slow. Beh, qui ci potremmo parlare a lungo di questo tema. Io adesso chiudiamo perché vorrei anche forse lasciare spazio, se ci sono degli interventi, a un dibattito.
È chiaro che questi borghi ne abbiamo segnati alcuni, ne abbiamo segnati alcuni, a Iello, forse c'è il sindaco anche di Iello, eccola. Conflenti, sì, stiamo lavorando a Conflenti. Altilia, sì, abbiamo visto Altilia, bellissima. Cioè, questo territorio ha una serie di borghi, altre parti della Calabria ne hanno, io ho visto Oriolo e così via, ma ho visto anche Maida che ha avuto delle profonde snaturamenti, cioè la grande forza di questi borghi è che la loro relativa marginalità rispetto ai processi di sviluppo ha consentito una conservazione del borgo e anche del paesaggio che in qualche modo lo connota. Un'architettura rurale come un borgo non esistono se non c'è un paesaggio che ne è la condizione di esistenza. Il borgo immerso in una città di periferia non ha più senso, diventa un centro storico, diventa un'altra cosa, ma qui il borgo dialoga col paesaggio e ognuno di questi borghi dialoga con un paesaggio diverso. Io passo dal Querceti Castagneti di Conflenti allo straordinario paesaggio Oliveto di Cleto, poi salgo al paesaggio Rupreste di Altiglia e così via. E ogni borgo ha una sua peculiarità agroalimentare, ha i suoi prodotti di eccellenza e ha delle tradizioni, degli antichi mestieri che sono ancora vivi, con i giovani che fanno queste cose. Allora la rete dei borghi antichi significa oggi riconoscere che in Calabria e soprattutto in questo territorio, nel territorio del Reventino Savuto, ci sono queste risorse che hanno un eccezionale interesse culturale, agroproduttivo, paesaggistico, architettonico, che se messe in rete possono diventare un'offerta turistica straordinaria per un turismo slow, che oggi è un turismo europeo e mondiale. Devono essere messi in rete. Oggi il singolo comune da solo non ce la fa. Con il sindaco di Altilia ieri abbiamo ragionato su questa ipotesi e se ci saranno le condizioni, il professor Dal Fabbro e il sottoscritto, con il prossimo anno accademico, a ottobre, partiranno con questo tema dei laboratori interconnessi sulla rete dei borghi antichi del Reventino Savuto. Grazie. Vuole fare lei poi il moderatore? Sì, un po' minimo di dibattito. Qualcuno vuole intervenire? Adesso poi le diamo la parola. L'architetto Bernardo di Cleto dov'è? Vuole dire qualcosa? Sicuramente lei vuol dire qualcosa, venga. C'è qualche intervento? Se qualcuno vuole intervenire. Allora, io ci tengo a sottolineare due cose in sostanza. La prima è la difficoltà con cui questi ragazzi si sono messi in discussione in una tematica che è quella di Cleto, dove andare a raffrontarsi con una singola misura è una problematica. Portare su carta ciò che abbiamo è stata cosa difficile e andare soprattutto a far dialogare quella che è l'architettura esistente col nuovo è una cosa che non è così facile. I risultati ottenuti possono essere discutibili per alcuni versi, ma sono sicuramente il risultato di una prova che c'è stata la volontà di dar vita a una nuova comunità, una comunità che vuole in qualche modo crescere e innovarsi. La rete dei borghi di cui si vuole parlare è un discorso che si collega col passato, in sostanza. Il nostro comune era legato a Conflenti, c'erano devozioni, contadini che andavano a piedi, passavano il fiume. Nel territorio di Rogliano abbiamo dei ponti, addirittura dei punti di passaggio, e questi sono dei percorsi che rappresentano la connessione che c'era e va ripresa. Altro punto importante, secondo me, è la PIL che un territorio come il nostro può avere in un mercato dei borghi, che è quello che è in continua evoluzione, dove il nostro prodotto sì è un prodotto che esiste, ma che non ha un marketing. Creare una voce di marketing lineare tra una rete di comuni rappresenta un'opportunità per far sì che il nostro prodotto esista, sia conosciuto e possa essere rappresentato nel luogo, una sorta di mercato a chilometro zero. Ecco il concetto di Agora del Castello, che è una cosa che mi fa veramente piacere. Un altro punto, vabbè, non erano due, sono qualcuno in più.
è istituire, qua forse abbiamo l'assessore proprio interesse di queste cose, istituire proprio una scuola su quello che è il modello di restauro della Dresta, che è una destra, cambia la nomenclatura da zona in zona, e l'abbiamo da Reggio Calabria fino a Paola, che è l'architettura della Sansa, pietra e terra rossa, che viene utilizzata come elegante. E la tipologia distributiva, che è stata ben rappresentata dal professore, potrebbe essere un modo per incentivare a riprendere questo tipo di architettura. Va bene? Grazie Bernardo. C'è qualche altro intervento? Qualcuno che vuole intervenire? Lei è l'assessore o sindaco? Adesso lei. No, non sono il sindaco. È il sindaco? Non so, non si preoccupi. Non sono il sindaco. Lo sto sostituendo abbastanza, perché il mio sindaco fa il presidente della provincia. L'assessore lo conosce. Allora, io sono felicissima di aver partecipato a questo convegno. Il mio amico, perché siamo stati colleghi tanti anni, sindaco e anche il vice sindaco, e tutti i miei ex alunni che forse sono qua perché ho insegnato tanti anni a Cleto, sono in pensione, contentissima. Io ho appreso oggi, mi ha spiegato un po' per telefono il sindaco in tutto, però non è che avevo capito tanto bene. E allora io mi faccio carico di spiegare e di portare la mia parola agli altri miei amministratori, in primis al sindaco, nel momento in cui lo troverò libero, perché non sempre lo vedo, sperando di potervi contattare e di fare qualcosa di buono anche noi, perché diceva l'architetto Bernardo che sì, questi siamo, diciamo, i paesi limitrofi, siamo tutti. Non dimentichiamoci che Aiello è stato lo stato di Aiello dove era compreso anche Cleto. Non mi dilungo, non potrei fare qua, insomma, un discorso, va bene? Bene. Grazie. E in effetti questo territorio è veramente, veramente ricco di borghi che hanno una storia antichissima. Io ieri sono stato ad Altilia, dove ho visto una tecnica costruttiva diversa dalla pietra civata di Conflenti e dalle tecniche murarie di Cleto, che è questo salso, che è una sorta di combinazione tra pietra e questa sorta di argilla, di terriccio, che fa sì che poi ogni borgo, studiandolo, individui delle identità anche costruttive, e questo è veramente stupefacente. Allora, c'è qualche altro intervento? L'ingegner, prima che tutto crolli, vede che noi siamo lì, prima che tutto crolli cerchiamo di... Grazie. Buonasera, prima che tutto crolli. Intanto non so che dire, perché mi avete lasciato senza parole. Un bravo veramente di cuore al corpo insegnante, che bello fare scuola così, e bravissimi agli studenti. Avete fatto un lavoro veramente egregio, e nessuno più di me può capire quanto c'è dietro tutte quelle elaborazioni. Detto questo, prima che tutto crolli, si è posto anche un altro problema. Prima che tutto crolli è un gruppo di associazioni, dovrei dire un gruppo di amici, cittadini di questa regione, che si è messo in testa di proporre una legge di iniziativa popolare per la rivitalizzazione dei centri storici. E voi non potevate affrontare il rovescio della medaglia, e non lo avete affrontato, ed è questo modello di progettazione mancherebbe poi del concetto di approccio integrato,
cioè da sole queste realizzazioni non possono reggersi. Non possono reggersi perché non basta rafforzare le strutture fisiche di un borgo. In Calabria il sistema insediativo è del tutto peculiare. Intanto la maggior parte della popolazione vive in borghi inferiori a 5.000 abitanti, molti dei quali in spopolamento, quindi in borghi. E in più questi borghi costituiscono un sistema insediativo storico composto da più sottosistemi, perché li conosce, ecco, questo per esempio è il Savuto, è il sistema insediativo del Savuto, c'è il Marchesato a Crotone, c'è l'area grecanica, c'è la comunità albanese, sono delle peculiarità che altre regioni non hanno. Il 78% della popolazione calabrese vive in borghi. E il recupero sia dell'identità culturale che della struttura fisica non può essere affrontato senza la dimensione ambientale, economica e soprattutto sociale. Se non c'è questo mix, non può essere. Sono progetti teorici, rimangono progetti teorici, bellissimi e affascinanti. Sono altrettante Dresde. E bisogna affrontarle tutte, come si affronta una Dresda, sono delle cellule, anzi forse di una Dresda. La proposta di legge, prima che tutto crolli, si pone questo problema. Piccola parentesi, è stato un lavoro altrettanto faticoso di quello che abbiamo appena ascoltato molto piacevolmente. Potete capire che abbiamo discusso con una quantità di amministrazioni e abbiamo notato una cosa che anche il professor Grandinetti poco fa segnalava, cioè c'è molta volontà di muoversi a livello di amministrazione locale. Questa volontà di muoversi però trova un tappo. Lo dico anche per la presenza di un autorevole assessore. Trova un tappo, letteralmente. Ci si invischia. La nostra legge è arrivata, legge di iniziativa popolare, ripeto, è stata fatta propria da 50 comuni, ne bastavano 3 proceduralmente. Lo statuto regionale prevede, Cleto è uno di questi, anzi è tra i più entusiasti, lo statuto regionale prevede che dalla comunicazione al Consiglio, dopo la dichiarazione di ammissibilità di una proposta di legge popolare, il Consiglio deve discuterla entro 6 mesi. Se ciò non avviene, d'ufficio viene iscritta al primo consiglio utile successivo con priorità assoluta rispetto a qualunque altra questione. E questo non è avvenuto, i 6 mesi sono scaduti, la legge è arrivata in discussione in commissione, ma la commissione ancora non la discute. Noi abbiamo ovviamente tutta la disponibilità. Scusatemi la parentesi utilitaristica, ma quello che volevo dire è che questa legge ha delle caratteristiche peculiari, pone al centro la cultura. Quello che abbiamo sentito fino a poco fa, è cultura, è questo che vuole far emergere questa legge. Questa legge pone al centro del
della rivitalizzazione urbana il cittadino con le sue esigenze. È una legge che affronta per la prima volta, che io sappia, per la prima volta, potrei essere smentito ma mi meraviglierei, affronta il problema della qualità urbana, definendola come grado di soddisfacimento delle esigenze del cittadino. E guarda, i centri storici, come beni da tutelare, ai sensi tra l'altro dell'articolo 9 della nostra Costituzione, beni da tutelare ma anche beni da abitare, debbono essere abitati da cittadini, i cui diritti, le cui esigenze vanno rispettate. Ecco, tutto quello che abbiamo sentito si sposa perfettamente con i principi e con la normativa di questa legge. Questa legge può essere lo strumento perché quei modelli si realizzino. Vi ringrazio. Ma io volevo solo aggiungere, anche alla luce delle considerazioni fatte dall'ingegnere Gimigliano e dall'architetto Bernardo, che il lavoro che noi abbiamo svolto è un lavoro che certamente ha carattere accademico, però è stato fatto con la partecipazione, la discussione degli amministratori, delle comunità, e alla fine mette a disposizione degli amministratori e delle comunità un patrimonio di rilievi, di conoscenza. Questo lo facciamo in Friuli, e in Friuli ai proprietari delle architetture rurali diamo tutto questo che abbiamo prodotto, e questi lo usano per esempio per fare domande alla Regione per il finanziamento del recupero oggi delle architetture rurali con progetti di fattibilità. Le prove sono prove di fattibilità, sono studi di fattibilità che mostrano cosa succede se faccio un intervento piuttosto che un altro. Quindi sì, sono discutibili, però la discutibilità è legata al fatto che se io non ho un'alternativa di prove, di verifiche, non posso scegliere quella che è ottimale. È chiaro che questo laboratorio chiude un ciclo di lavoro, un contratto di ricerca, e quindi è l'esito, il risultato di un lavoro che abbiamo condotto in questi mesi. Ma può essere, perché no, il punto di avvio di un percorso che a questo punto però non vede più protagonista lo IUAV, ma la Regione, l'amministrazione comunale, gli operatori, la comunità locale, che se vogliono essere protagonisti di un percorso di rinascita, può essere avviato, sì, si può fare, è stato fatto in molte regioni d'Italia, e a quel punto, se queste protagonisti di un auspicabile futuro percorso di cooperazione, di rinascita, una strategia si chiama di cooperazione a senso europeo, perché vedi più attori condivisi, questi amministratori riterranno che lo IUA potrà dare un ulteriore supporto, questi noi saremo disponibili. Ecco, quindi può essere un momento conclusivo, ma anche l'avvio di un percorso. Se non ci sono altri interventi, d'ora è la parola all'assessore regionale, che ringrazio anche per la sua pazienza. Grazie, grazie, anzi è stato veramente un piacere. Sono io che ringrazio il sindaco per questo invito, perché è stato un momento di apprendimento vero e proprio. È difficile apprendere tante cose così mirate, così concrete, così anche comprensibili, accessibili a chi non ha gli strumenti concettuali della materia, e quindi è stato un privilegio poter essere qui. Io mi congratulo naturalmente sia con l'amministrazione comunale, che ha voluto promuovere questo tipo di interazione e di scambio con l'Università di Venezia, e sia con i docenti, col professore Grandinetti, con gli altri professori, con gli studenti stessi, perché secondo me si è realizzato un modello che può essere trasferito anche in altri contesti. E non so in che modi, in quale forme, se lo vorrete e come lo vorrete, io credo che questo vostro studio dovrebbe essere di aiuto anche alla Regione, e vado a spiegare il perché. Intanto c'è già un finanziamento regionale, il sindaco lo sa,
di 300.000 euro che mi risulta essere ancora fermo, che riguarda proprio la fruibilità piena del castello. Io non so, diciamo, sono stata nominata da più o meno una settimana, sto cercando di capire quello che c'è in itinere. Venendo a Cleto, naturalmente mi sono documentata, e c'è di fatto questo finanziamento, bisogna riempirlo di azioni. Mi auguro che sia possibile, lo verificherò con il dirigente che si occupa di beni culturali, che sia possibile, e vedremo in che forme, anche considerare questo studio che veramente è grandissimo, sarebbe un privilegio, ecco, poter usufruirne per gli interventi di, non tanto di recupero, ripeto, ma di accessibilità, di fruizione del castello stesso. E poi c'è l'intenzione del presidente della regione, del presidente Mario Oliverio, di valorizzare, c'è un progetto non ancora presentato ma già piuttosto strutturato, di valorizzazione dei borghi della Calabria. Intesi proprio per come abbiamo sentito, il professore Grandinetti l'ha detto perfettamente, intesi come luoghi in cui venga recuperato il valore del rapporto strettissimo tra architettura e natura che solo nei borghi possiamo trovare, in cui venga recuperato il patrimonio, certo, materiale, anche i ruderi con tutto il loro potere evocativo che pure hanno a livello storico e antropologico, ma in cui venga anche recuperato tutta la dimensione del patrimonio immateriale, con un ritorno ai mestieri, con un ritorno al folklore, agli usi, alle tradizioni, anche religiose, alle feste religiose e non, che caratterizzano e distinguono e danno identità ad ogni singolo borgo. Quindi l'idea è proprio questa, in una dimensione di indotto turistico, di turismo lento, assolutamente, per favorire il turismo lento. Ripeto, è una progettualità di cui io ho preso visione adesso, la mia delega non riguarda il turismo ma riguarda istruzione, cultura e beni culturali, ma è inevitabile interagire con questo settore. Mi sembra un progetto molto bello del presidente Oliverio e sono contentissima di aver avuto questo riscontro, perché ci dice che stiamo andando nella direzione giusta. Poi, per quanto riguarda la legge a cui faceva riferimento l'ingegnere Gimignano, in quanto rappresentante di questa associazione, sarà mia cura, naturalmente, anche se è la parte più politica, ma sarà mia cura verificare con i consiglieri regionali come mai è ferma e, nei limiti delle mie possibilità di intervento, dare impulso affinché questa legge venga esaminata e approvata come certamente merita. Io vi ringrazio, mi congratulo e poi mi direte in che forme e in che modi noi potremo avere la vostra collaborazione, insomma utilizzare nel senso più bello della parola tutti questi studi che questi studenti hanno effettuato in questo borgo bellissimo e veramente in questo asse culturale che unisce Venezia e Cleto, la Calabria, è veramente una cosa molto molto bella, significativa anche a livello civile e politico. Grazie. Va bene, con queste belle parole e con questo barlume di speranza che ha fatto baluginare l'assessore alla cultura e ai beni culturali, chiudiamo questo incontro con la speranza di rivederci ancora e di continuare questo percorso. Grazie a tutti quanti voi, a presto, arrivederci.